can't touch this. You can't touch this. Difesa non schierata, quella di Sant'Arcangelo. Zacchetti parte in uno contro uno, alza la parabola, il tiro non va, stavolta forzato il numero 19 della SBS, anche se era una buona entrata. Pesaresi scarica fuori per Ancelotti, invitato al tiro. Dicevo, solito gioco per Sant'Arcangelo con Rivali che fa due palleggi per entrare in area e poi pronto a trovare il proprio compagno di squadra sull'arco. Adesso Rivali col jumper sulla sirena, coach De Paul imbestialito con i suoi. Sicuramente una delle partite più intense che abbiamo visto quest'anno qua, e se ricordiamo che all'andata di campionato qua a Sant'Arcangelo aveva fatto soltanto una comparsa, evidentemente ne è passata molta di acqua sotto i ponti anche in casa Angels, e adesso sono in grado effettivamente di giocarsi la partita. Sicuramente adesso altri tre punti, un'altra bomba. Vedetti parte in uno contro uno, extra pass, poi Palermo si alza per il tiro a tre punti. Broglia con l'ottimo rimbalzo, 11 secondi, Sant'Arcangelo potrà andare con l'ultima conclusione. C'è il pick and roll di Broglia, Rivali carico in angolo per Broglia che può andare fino in fondo, non c'è aiuto difensivo, poi Broglia si lascia andare. Touch this. Look, man, can't touch this. You better get a hype. Nessuno si aspettava una risposta così da parte del proprio team. Un avversario, è vero, difficile come Sant'Arcangelo, ma comunque che a livello individuale inferiore ai ragazzi di coach De Paul. Però ancora una volta il basket ci dà dimostrazione di come la squadra conta molto di più dei singoli. Esattamente. Bene per Sant'Arcangelo che si è meritatamente salvata.